Premetto che ero carichissimo per giocare a difficoltà impossibile dopo un lungo allenamento nel vecchio XCOM, ma ho tentato 2-3 volte senza successo. Quindi giochiamo in difficoltà classica, ma in modalità hardcore con un solo salvataggio. Ecco il filmato iniziale. Recent extraterrestrial incursion, this Council of Nations has convened to approve the activation of the XCOM project. You have been chosen to lead this initiative, to oversee our first and last line of defense. Your efforts will have considerable influence on this planet's future. We urge you to keep that in mind as you proceed. Good luck, Commander. Come si è potuto notare, ho provato a mettere i sottotitoli in italiano e lasciare l'audio inglese, per un maggiore effetto, diciamo, cinematografico. Our target site is near the German border. Questa è la missione. We picked up a local broadcast indicating alien activity within a major metropolitan area. We should get down there and eliminate any hostiles. Iniziale. Che siamo obbligati a compiere. Qui è dove perdevo sempre in modalità impossibile. Ho fatto 6 o 7 tentativi, ma Strike One, this is è davvero central. Difficile. You are free to engage all hostile contacts in the AO. Don't take any chances. Come nostra prima missione avremo da rispondere ad una minaccia aliena. Il nostro primo incontro con queste forme di vita extraterrestri. E adotterò uno stile di combattimento piuttosto cauto e favorendo la copertura e la modalità guardia. Per una maggiore immersione cercherò di commentare il meno possibile per questa prima puntata, dato che non ho ancora personalizzato il nome dei nostri beniamini, che ora non sono altro che carne da macello. Pronta a eseguire l'ordine dell'Alto Comando XCOM. Alien life on Earth. We're witnessing something never before seen in recorded history. La dottoressa Valen ci ha appena avvisato che questi sectoidi sono la nostra prima grande minaccia. A cosa sono deboli i sectoidi? Come possiamo vedere, loro possono potenziarsi a vicenda. Ecco, come prima mossa, loro non fanno altro che potenziarsi. Se uccidiamo colui che ha potenziato l'altro, moriranno entrambi. Quindi la tattica più efficace è aggirarli, oppure stanarli dalle loro coperture, eventualmente con granate, dato che ora non abbiamo molti mezzi tattici per farli fuori. Whoa!
frag out. Weapons appear to self-destruct when the operator dies. We should look closely for any fragments that could be salvaged for our own development programs. Come la dottoressa Valen ci ha ricordato, i frammenti di arma aliena si vaporizzeranno se utilizzeremo esplosivi. Già di per sé, in questo XCOM, le armi degli alieni esplodono quando il portatore, diciamo, il soldato che ha le armi, viene ucciso. Mentre nel primo vecchio capitolo glorioso dicevamo, nel vecchio capitolo glorioso potevi rubare anche le armi agli alieni, le armi al plasma dal campo di battaglia. Qui invece, appunto, dobbiamo fare molta attenzione agli esplosivi perché ci rallenteranno nella ricerca e nell'eventuale vendita di questi oggetti e quindi nello sviluppo economico. Restraint when using explosives. While certainly effective at killing aliens, they also destroy the artifacts we're hoping to recover from the bodies. Just something to consider. Good work out there, Strike One. If I may, Commander, the labs are on high alert.
teams are standing by for your orders. We can begin researching the newly recovered artifacts immediately. Come prima missione non è stato proprio un insuccesso, anzi, sono piuttosto soddisfatto. Welcome to XCOM HQ, Commander. I'm Central Officer Bradford. My role in this project is twofold: providing tactical support for our field operations, and keeping you briefed on the current situation. My efforts should allow you to focus on the bigger issues at hand. Speaking of which, we have a soldier waiting for a promotion in the barracks. I'll let you get to it. Commander, to the research labs. Commander, to the research labs. E ora inizia il vero XCOM. The heavy weapons specialist provides a crucial service to the squad. Procediamo a promuovere la nostra ragazza super mega galattica, che fra poco rinomineremo così come il russo. They're the first ones into a fight and the last ones out. The recovered artifacts are being unloaded and the research team is waiting your orders. We'll get started as soon as you give the order, Commander. Hello, Commander. My name is Dr. Farlan. I oversee the research labs. This is where all of XCOM's research and development takes place. We have already begun analyzing the artifacts recovered from our first encounter with the aliens. Based on our preliminary findings, we believe we can use them to develop some new equipment for our soldiers. With your approval, we will begin research immediately. Dottor Valen ci ha appena ordinato di fare una ricerca e noi la contentiamo, partendo però dal frammenti alieni, frammenti di armi aliene, che ci permetterà di sviluppare armi più potenti, senza dubbio, rispetto alla xenobiologia e ai materiali alieni. Commander, I realize our troops have to put their own survival first, but every alien we use explosives against is one less opportunity. Ah, Commander, I was wondering when you'd be stopping by. Welcome to engineering. Anything they can dream up in the research labs, we can build it here. Speaking of which, Dr. Valen has just sent us some new schematics. With your approval, we will begin fabrication. Il vecchio nonno di Heidi sarà invece il nostro compagno d'avventura per quanto riguarda la fabbricazione dell'officina come capo ingegnere. E CME di Steam, molto banale, fabbrica un oggetto, noi ci premuniamo di 4 kit medici per la nostra squadra per una eventuale missione futura. Qui il memorial, abbiamo il nostro primo caduto, che non rimpiazziamo, direi di no. We've still got some room to grow up here, but if we really want to expand our facilities, we're going to have to start excavating beneath the base. Unfortunately, the deeper we go, the more it's going to cost. Possiamo scavare solo a lato, dato che non possiamo ancora costruire il satellite uplink, il collegamento satellitare, perché è troppo costoso, che ci servirà però dopo. E ora la parte che aspettavo di più: rinominare i soldati. Ovviamente qui ho dovuto commentare in secondo luogo: la nostra russa sarà Cenerella Lavestira. Il nostro Adam Williams diventerà Adamo Gensone. Un tributo casuale, direi. Ad una saga sempre casuale, direi. Questo Datniga, perché Nigga Stole My Bike non ci stava. E Dicky Ricky sarà un irlandese pazzo, direi. Quindi Sarah Kerrigan. E il nostro olandese Agdaplun, che vuol dire patata 1. E ovviamente un francese non lo puoi non chiamare Jean-François Croissant. E un americano, Duke Nukem, già come l'aspetto c'era molto simile. Lo lasciamo quasi intatto con una tutina aderente di colore speciale. E Katsuta è Criminal Scum. Possiamo che rimandare alla prossima puntata con cognome speciale Asdasdasd. E la nostra messicana Hola Hola Get Dollam. Poi il russo Dmitri Svigaidrilov.
E con la nostra squadra fresca, pronta, rinnovata, pulita, cerata, innovativa. Commander to mission control.